cioè, l'uccello casa magari in famo. Ehi, andavamo lì, un bozzo con vivere, a russare 10.000 famo, perché andavamo di fare, ma... sai che succede? Che a te sotto si muore il zuppo là, cioè diventa pure in famo, no? E sinceramente no. Boss della paranza dei bimbi hanno aspettato 2 giorni, si sono ritrovati nei pressi del borgo di Santa Lucia e hanno fatto festa. Hanno noleggiato un gommone e comprato bottiglie di champagne. Sono andati al largo, ma neanche più di tanto. Di fronte alla città di Napoli abbiamo festeggiato perché avevamo buttato a terra l'uomo più pesante. Quello che la notte veniva a sparare sotto casa nostra, lui e il nannone, lui e i suoi, che ora devono scappare via da Napoli. Un brindisi di sangue, questo è il particolare terribile e feroce che emerge dall'inchiesta sulla faida del 2015, che ha visto contrapposti quelli del clan Sibillo, la paranza dei bimbi, contro i capelloni di via Oronzio Costa, che facevano capo a Gennaro Buonerba. Era il 3 luglio, Andrea Manna mi raccontò che erano stati loro ad uccidere Emanuele e mi chiesero appoggio. Io gli diedi le chiavi di casa mia, li ospitai per 3 giorni. Mi chiesero di fittargli un gommone da un ormeggiatore di fronte al vecchio Club 21. I 4 mi chiesero anche di fornirgli una bottiglia di champagne, 4 bicchieri di cristallo, che servivano per brindare sul gommone. Tutti a festeggiare dopo l'omicidio, tranne il minorenne, al quale hanno offerto un consiglio. Prenditi la metropolitana, gli avrebbe detto il più grande, vattene al paese, in riferimento a un comune dell'area vesuviana. Resta qualche giorno lì, poi te ne torni dalle parti nostre.